Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella Pental Map. Appunto oggi siamo qui per un nuovo test map, una mappetta molto piccola e utile per mezzi, diciamo, piccoli, medio piccoli. Abbiamo principalmente 2-3 punti di scarico, poi il resto praticamente sono solamente campi. Qui praticamente siamo a casa dove sono praticamente raggruppate le mucche. E le mucche che sono qui, le pecore non le ho viste, e sebbene le ho comprate, forse saranno diciamo nella parte più in su qua. Abbiamo diciamo la possibilità, diciamo quando, eccole qua le mucche, cioè sì, le pecore. Allora qua dentro ci sono i maiali intanto, che praticamente voi li date a mangiare e poi loro aumentano di numero e successivamente li vendete. Le pecore, eccole qua, che non mi ricordavo, praticamente hanno la loro piccola stallettina qui e con questo wool palette un po', insomma, piccolino, giusto per portare qualcosa, anche perché la mappa appunto è piccola. E niente, poi qui abbiamo un po' la parte, diciamo così, di città. Cosa sei, sti lago. Abbiamo il percorso delle macchine un po' da sistemare, ma per il resto, insomma, possiamo dire che va anche abbastanza bene. Finalmente, ragazzi, una buona notizia: sono passato alla nuova linea internet da 10 mega, e sono 10 mega, diciamo che vengono anche rispettati. Finalmente, bene. Quindi, d'ora in poi potrebbero esserci, diciamo, più video. E quindi altre cose. Questo sostanzialmente allo store dove appunto vengono acquistati i vari mezzi, e in teoria in questo posto poi li vendete, nel senso dopo andate dentro e eventualmente li vendete. Allora beh, questo è un punto, così ho messo qua il trattore giusto per farvi vedere un po' i campi, insomma quanto sono grandi, e come vedete ci sono proprio piccolini. Abbiamo queste bigliette qua così. Qui abbiamo un punto di vendita, eccolo qua, e poi insomma già fortunatamente c'è anche la scritta, quindi lo trovate subito. Anche un po' vedete così l'animazione un po' del fumo quando scaricate le cose, anche se è perenne, ma va bene. Qui appunto siamo a casa, vedete tutte le galline sparse, le mucche dall'altra parte, qui c'è la mietitrebbia, qui abbiamo un piccolissimo impianto di biogas, giusto per diciamo, ciò che ci producono le mucche con il solito manure, lo scaricate lì dentro. E qui però ci sono anche i silos di casa, come avevo fatto vedere prima. Questi sono garage, tutti con il mappa door trigger da aprire. E vedete qui praticamente scaricate le cose, però per poi prenderle non ho visto, diciamo, nessun punto, diciamo, per poter recuperare le cose. Vedete ogni cosa al suo punto di scarico, ogni seme, diciamo, al suo punto di scarico, però al punto, diciamo, per dopo raccogliere le cose non l'ho trovato, quindi adesso devo vedere un attimo. Pensavo fosse, diciamo, il silo questo qui a fianco, ma ho provato, ma cioè con cosa vado sotto, non c'è niente, quindi stavo guardando, perché dopo c'è quest'altro silo qui, a meno che non ci sia andare sotto e selezionare le cose, però non ho provato, quindi vabbè, basta provare. C'è qualche errorino, diciamo, dalle mucche, nel senso che ogni tanto si vede le mucche che volano. Qui intanto alla sinistra avevamo i punti, diciamo, per il fertilizzante, ecco qua. Qui abbiamo dentro prima del garage, abbiamo visto prima, hanno messo un compressore, due o tre cosette fatte bene. Questo è un altro punto di vendita, praticamente lo riconoscete, il solito, quello originale. E qui dove si vendono i maiali, anche perché poi vedete c'è il coso della carne, quindi uno più uno fa due. Qui ho posizionato il trattore per farvi vedere, diciamo, il solido manure sparso per il campo. E quindi come vedete resta appunto questa cosa qui. Poi
ho provato a vedere, non è semplicissimo inserirlo nelle mappe, quindi ancora non ho fatto diciamo un tutorial, anche perché è un po' un casino, si va a finire che si creano errori alle mappe che magari non hanno, eccetera eccetera. Qui ne abbiamo un altro ancora, sicuramente vendita la lana, e niente, qui avevo posizionato per vedere diciamo le mucche. Comunque la mappa, come avete visto, è piccolissima, i campi sono molto molto piccoli, qui abbiamo un po' di zona di casa, vedete, sembra, diciamo, finisce anche subito. Abbiamo qualche campo coltivato, altri campi lì che appunto c'è da raccogliere la paglia e insomma altre cosette. Poi abbiamo questa parte di montagna qua che vabbè non ci permette di andare oltre. Qui abbiamo già dell'erba preparata, tagliata. Quello qua insomma devo dire che non è niente male. Qui abbiamo il coso del latte, ma tanto a noi non interessa, non ci interessa, quindi insomma siamo tutti a posto. C'è un, diciamo, un piccolo casino, nel senso, vedete, sembra tanto la mappa, no, cioè la mappa originale, come disposizione dei campi, diciamo che non hanno cambiato bene le cose, ma poi insomma per il resto, vabbè, si vedono subito i campi, quelli che si possono seminare o no, per il resto resta così. Bene, quindi direi che anche per questo video è tutto, da Marco95 è tutto. E niente, al solito link penso originale in download, e ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao.